Buonasera a tutti, sono Manuel, vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama I Tarocchi di Manuel Sciacallo. Allora, quest'oggi ho deciso di fare il video della previsione settimanale che va dal 28 lunedì 28 gennaio al domenica 3 febbraio. Allora, quest'oggi ho già mescolato i mazzetti per accorciare i tempi del video, perché se no altrimenti si blocca e non ho la possibilità di divulgarlo nel mio canale di YouTube, che ricordo che si chiama I Tarocchi di Manuel Sciacallo. E per chiunque volesse iscriversi mi fa piacere. E se il video alla fine vi piace, lasciatemi un like. Allora, ho fatto, come ho detto, tre mazzetti che adesso vi farò vedere, che almeno potrete, come dire, fare la vostra scelta. Allora, questo è il mazzetto numero 1, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, questo è il 2, mazzetto numero 3. O se no, ancora meglio, facciamo in questo modo. Mazzetto numero 1. Mazzetto numero 2. Mazzetto numero 3. Non lo so. Scusatemi che si vede un po' male. Quando ho girato la telecamera, ma sono da solo e non ho altra opportunità di fare il video. Comunque, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3. Fate la vostra scelta, che intanto vado ad iniziare con il primo mazzetto. Mazzetto numero 1. Prima carta, mazzetto numero 1 è Bagatto Capovolto. Ora via, faccio vedere. Bagatto Capovolto, Torre Capovolta e Re di Cuori Capovolto. Per tutti quelli che hanno scelto il primo mazzetto, non è una bellissima settimana, perché potrebbe indicare, se siete giovani maschi, potrete riscontrare alcune difficoltà a livello lavorativo, o situazioni si ripeteranno, cioè nel senso che se non lavorate ancora, potreste avere nuovamente per questa settimana la possibilità di non trovare un'occupazione, come dire, stabile. Oppure se siete mamme o padri che avete un figlio, non avete a che fare con un figlio, come dire, un po' preso dalla noia, dalla paranoia, oppure che non vuole fare nulla, oppure che non riesce a trovare un'occupazione stabile. Oppure se siete voi giovani e non siete né sposati né fidanzati, ma avete ugualmente un lavoro, ma potrete incontrare delle difficoltà o per un livello di pagamento che magari se avete la se il giorno se questo è il giorno della vostra paga, subirete dei ritardi. Invece, per tutti quelli che non hanno intenzione di crearsi una società con qualcuno, potranno incontrare degli ostacoli o avere dei battibecchi
con il vostro socio, per quanto riguarda un accordo che si basa sul come mettervi d'accordo per creare la vostra azienda, oppure dei ritardi di consegna o sempre ritardi che allungheranno l'attesa, o per mettervi in proprio o per essere pagati o con un figlio o con un figlio come ho detto prima, che non vuole fare nulla o che non riesce a trovare una stabilità di un lavoro fisso a tempo pieno. E poi la torre indica che voi vi sentirete, come dire, oppressi da questa da non riuscire a da non riuscire, come dire, a risolvere questa situazione dopo tutti i vostri sforzi, diciamo così, o che non accettate, tipo, come dire, non siete in grado di manifestare un cambiamento di questa situazione, che vi sentite oppressi. Poi la terza carta è il Re di Cuori, che potrebbe essere o che siete voi stessi, che magari per la vostra questione lavorativa, come dire, non vi sentite anche capaci di prendere una decisione a livello sentimentale, quindi non siete una persona stabile, oppure potete fare i conti con una persona matura che vi ostacolerà, oppure che si finge vostro amico per arrivare al suo tornaconto, o magari potrete riscoprire un nuovo rivale in amore, oppure se siete donne che state ascoltando potrete incontrare un uomo che non è abbastanza serio e che non ha intenzioni serie con voi. Comunque questo è una persona matura, però è un pochettino furbetto a livello sentimentale. Nell'amicizia, ve l'ho detto, vi finge vostro amico, ma non è, c'ha un suo secondo fine se vi tiene la vostra amicizia. Allora, il primo mazzetto l'abbiamo completato, lo mettiamo da parte. Questo è il secondo mazzetto. Per tutti quelli che l'hanno scelto, il secondo mazzetto, ora ve lo faccio vedere. Allora, prima carta, diavolo, seconda carta, due di quadri e terza carta, regina di fiori. Allora, diavolo. In questa settimana potete essere attratti dalla lussuria, come indica il diavolo, o essere dipendenti ancora da qualche situazione vostra che vi turba all'interno, che siete dipendenti o che mostrate dipendenza o da una persona o da qualsiasi tipo di situazione che ancora di dentro poi vi brucia, e anche magari potreste avere qualche incontro magari con una persona di sesso, un incontro passionale. Siete presi da tanta passione, o
per il mezzo della settimana B con il 2 di quadri che indica un turbamento, potresti avere dei battibecchi con qualche persona o per qualche situazione componente dal diavolo e vi sentirete turbati, o potete avere qualche battibecco o litigio con qualcuno. Si presenteranno delle situazioni che vi faranno sentire male, stare un pochettino male, turbati, presi dall'angoscia, e magari non sapete come risolvere la situazione. Allora, la terza carta, che è la regina dei fiori, che potreste incontrare, una regina dei fiori che è una donna molto stabile economicamente, è una donna molto in gamba nel fiuto degli affari, disponibile nei vostri confronti. Invece, se siete donne che state ascoltando, potreste anche, per via della vostra caparbietà, furbizia nel mondo degli affari, potreste arrivare magari a raggiungere degli altri accordi a livello imprenditoriale, diciamo così. Oppure, se avete problemi economici, vi potete incontrare una donna su cui fare affidamento, che o vi potrebbe proporre un affare insieme, oppure vi darà un sostegno economico, come dire. Allora, il secondo mazzetto è completato pure. Questo è il terzo, prima carta. Prima carta è la regina di picche capovolta. Seconda carta è il 5 di quadri capovolto. E poi c'è la ruota della fortuna. Meno male, siete stati molto fortunati. Allora, vi faccio vedere. Prima carta, regina di picche, no, regina di spade capovolta. Seconda carta è 5 di quadri, 5 di denari capovolto. E terza carta è ruota della fortuna dritta. Allora, questa settimana, per tutti quelli che hanno scelto il terzo mazzetto, si presume che o potete incontrare una donna che cercherà di ostacolarvi, come dire, di manovrarvi, perché come voi sapete, la regina di spade è una molto retta, giudiziosa quando è dritta, però potrebbe essere anche una donna che prova rancore nei vostri confronti, oppure che, se siete donne, potreste, per colpa della vostra stessa rigidità, incappare in qualche chiacchiera, diciamo così, perché è seguito dal 5 di denari capovolte, che indica il disordine, che magari non riuscireste a raggiungere un accordo per quanto riguarda la fase lavorativa, ma questo turbamento, per fortuna, è bloccato dalla ruota della fortuna, che è dritta, che
dopo questi piccoli intoppi che si presenteranno all'inizio settimana, ci sarà un cambiamento positivo, che di nuovo le cose si riuscirete grazie a voi che siete una donna di spade, oppure questa donna malvagia che incontrerete cesserà di ringiarvi contro, insomma, perché è molto 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 malvagia e nutre rancore nei vostri confronti. Questa persona che potresti incontrare, come dire, che vi dà filo da torcere, può anche rappresentare la suocera o una vostra nemica, una vostra rivale in qualsiasi ambito. Pure può essere anche, come dire, una persona che cerca di spezzarvi le gambe, ma non ci riuscirà, per fortuna, perché dopo aver creato questo disordine, seguito da 5 di quadri, che indica il disordine, che vi farà avere anche delle discussioni, può essere pure con delle altre persone, oppure vi può tentare, in questo caso, seguito dal 5 di denari capovolto, di farvi, come dire, spendere soldi, oppure addirittura di truffarvi. Dovete stare molto 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 attenti, oppure sarà poi fermata, perché riuscirete a sistemare la situazione grazie alla ruota della fortuna, che girerà, e tutto quello che tenterà di fare a vostro sfavore gli cadrà contro, e voi, grazie alla vostra astuzia, anche riuscirete a mettere tutto a posto, diciamo, e a ritrovare di nuovo la stabilità. Allora, vi ricordo che questi sono messaggi interattivi, e comunque, per chi non si dovesse trovare in questa stesura settimanale, che vi ricordo che va dal 28 giugno a domenica 3 febbraio, se non mi sbaglio, sì. Questi sono messaggi delle stesure interattive che non potrebbero non riguardare a tutti. Allora, io per oggi ho finito il mio video e vi do appuntamento al prossimo video, e vi invito a iscrivermi al mio canale di YouTube, che si chiama Tarocchi di Mano del Sciacallo, per chiunque fosse interessato mi può seguire anche sul mio gruppo Facebook, che si chiama Magia e non solo gruppo. Quindi vi invito a mettere un like al mio video se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di contattarmi per qualsiasi cosa avete bisogno, se avete bisogno di qualsiasi informazione. Vi auguro una buona serata, buonanotte da Manuel, un bacio.